Buonasera e bentornati in questa nuova puntata di Prometeo. Come sempre, spazio al tempo e luce sui principali fatti ambientali. Ci sono molte novità, soprattutto dal punto di vista meteorologico, con la neve che scenderà fino in pianura e temperature in calo anche nel prossimo weekend. Ma iniziamo subito con il sommario. Confermato l'arrivo di una perturbazione fredda dal nord Atlantico. Da domani pomeriggio neve in pianura al nord, in estensione sabato su parte del centro. Previsti disagi su molti tratti autostradali a partire da venerdì sera. 33% dei rifiuti urbani riciclato in Italia, un valore ben al di sotto della media europea. Dopo di noi solo Grecia e Portogallo. Nel rapporto italiano l'Umbria si colloca al primo posto per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Dopo la conferenza sul clima di Doha, il ministro dell'Ambiente Corrado Clini annuncia la delibera che presenterà alla prossima riunione del CIPE. Le misure riguarderanno soprattutto le zone ad alto rischio idrogeologico. WWF e Growth Planet hanno lanciato l'iniziativa Coltiviamo la natura in città, un modo semplice e sano di produrre cibo biologico, fresco e a chilometro zero, anche sul terrazzo della propria casa. Iniziamo come sempre dal nostro giro intorno al mondo. Innanzitutto visitiamo le Filippine, perché lì la situazione è davvero disastrosa dopo il passaggio del tifone Bofa che ha colpito queste terre lo scorso 4 dicembre, quindi martedì scorso. Il bilancio delle vittime continua a salire, adesso è arrivato a 475, ma pensate che ben 170.000 persone sono rimaste senza casa. Ecco, queste sono le liste delle persone in difficoltà e ci sono centinaia di dispersi che stanno cercando qua in mezzo alle baraccopoli. Come potete vedere, queste case non sono fatte, non sono costruite per sopportare delle intensità di venti così forti. E qua ci spostiamo, qua siamo in Nuova Zelanda, perché c'è stato un tifone davvero intenso. Ad Auckland non sono abituati a vedere fenomeni di questo tipo, con venti che hanno soffiato con intensità oltre i 110 km orari. Danni ai tetti, ci sono state ben 3 vittime, ma moltissime sono state le persone evacuate dall'abitazione a causa del forte vento. E guardate qui, il tornado è entrato letteralmente in casa e ha distrutto tutto, moltissima la paura della popolazione. Adesso invece qui ci troviamo in Russia, perché il vulcano Plosky-Tolbachik, che si trova nella penisola della Kamchatka in Russia, ha riniziato a eruttare dopo ben 36 anni in cui era rimasto inquieto. Ha fatto delle colonne di fumo altre oltre 7.000 metri, ci sono state delle dense nubi di cenere che hanno ovviamente offuscato i cieli. Comunque, in ogni caso, a parte lo spettacolo, non ci sono stati danni. Qua invece ci troviamo in Cina, guardate un po' quanta neve è caduta sulle montagne, ben oltre mezzo metro di neve nei centri urbani, circa 30 centimetri. Il problema è che tutta questa neve ha causato moltissimi problemi per coloro che si occupano di allevamento. Come potete vedere, il bestiame è stato trasportato dai monti fino alla pianura perché si trovavano in difficoltà. Ovviamente molti danni anche all'agricoltura. Trovate tutti gli approfondimenti anche sul nostro sito internet classmeteo.com. Adesso però è giunto il momento di tornare in Italia, perché ci sono nuovissime novità riguardo la situazione meteorologica. In realtà ve l'avevamo già detto ieri, la neve a bassa quota, però dobbiamo capire bene esattamente quali saranno le zone interessate. Allora, per capire cosa succederà nelle prossime ore, colleghiamoci immediatamente con il nostro meteorologo Michele Salmi. A te, Michele. Buonasera Serena, siamo così giunti alla vigilia della di fatto prima nevicata fino in pianura di questa stagione, e tra l'altro possiamo già vedere con l'aiuto delle immagini satellitari quelle che saranno le due perturbazioni che andranno a interessare proprio il nostro paese a partire dal pomeriggio di domani. Una la troviamo in questo momento sulle isole britanniche, sta scendendo da nord, è quella che porterà aria ancora molto molto fredda per il periodo fin sul nostro paese. L'altra invece è quella che si sta dirigendo verso la penisola iberica in questi minuti e porterà invece l'indispensabile ammontare di umidità che garantirà appunto le precipitazioni e quindi le nevicate. Sulla nostra penisola intanto il tempo è in miglioramento dopo il passaggio dell'ennesimo impulso perturbato che ha portato temporali soprattutto tra ieri e questa mattina sulle zone centrali. Andiamo nel dettaglio comunque della previsione per la giornata di domani. Partiamo dalla zona più colpita già dal pomeriggio, il nord Italia, nevicate che partiranno appunto dalla Lombardia, in particolar modo le zone più meridionali, quindi il Pavese in particolare, a partire dal mezzogiorno, quindi indicativamente sarà il pomeriggio l'inizio della perturbazione.
estensione, poi nevicate in estensione nel pomeriggio a gran parte della Lombardia, dell'Emilia, quindi Piacentino e Parmense, e poi entro sera le nevicate si estenderanno anche a gran parte del Veneto e dell'Emilia Romagna. Nevicherà anche tra Genova e Savona, ma in generale la quota neve su gran parte della Liguria si manterrà abbastanza elevata. Meno precipitazioni su tutto l'arco alpino, temperature ovviamente in calo, massime che riusciranno a stento a superare i 2-4 gradi. Ci spostiamo al centro per vedere una situazione ancora tranquilla per gran parte della giornata di domani. Solamente dal tardo pomeriggio avremo i primi rovesci, i primi temporali e anche localmente forti in serata sulla Toscana, poi a seguire anche sull'Umbria, e poi entro la notte questi rovesci si estenderanno anche a gran parte delle regioni. La prima parte della giornata sarà comunque più che discreta, con ampi spazi soleggiati. Temperature stazionarie o in lieve aumento, soprattutto su Lazio, Abruzzo e Molise, con massime anche a sfiorare i 10 gradi. Al sud una giornata stabile, quindi in attesa della perturbazione in arrivo. Tanto sole, in particolar modo al pomeriggio, su tutte le zone, solo qualche innocuo annuvolamento sulle zone tirreniche tra Campania e Calabria. Venti ancora forti provenienti da sud-ovest, infatti le temperature si manterranno al di sopra della media. Abbiamo segnalato i primi rovesci in Sardegna, ma arriveranno anche in questo caso solamente a tarda notte, quindi in serata, mentre sulla Sicilia avremo la possibilità, in particolar modo al mattino, di qualche locale rovescio sulle zone più settentrionali. Anche in questo caso le temperature saranno in lieve aumento, grazie ancora ai venti provenienti da sud-ovest, comunque massime intorno ai 14-16 gradi. Continuate a rimanere aggiornati con noi, intanto obbligo di catene a bordo, pneumatici invernali su alcuni tratti della rete autostradale ANAS. Il provvedimento riguarda tutti i tratti della rete che saranno interessati dal rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. L'obbligo sarà segnalato su strada con apposita segnaletica verticale e avrà validità anche al di fuori dei periodi indicati al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio. Ecco qua, questo cartello indica le autostrade interessate, parliamo della A7, la A26, la A1, la A14, la A16, la A23, la A27. In ogni caso, queste informazioni le trovate nella home page del nostro sito internet classmeteo.com, quindi in caso di bisogno andate subito a visitarli. Torniamo subito con il nostro meteorologo Michele Salmi per fare un approfondimento, per l'appunto, sulle precipitazioni nevose. A te, Michele. Sì, esatto, Serena, andiamo a capire meglio quale sarà la tempistica del peggioramento che, lo ripetiamo, avverrà a partire dal pomeriggio di domani. Innanzitutto andiamo a rivedere quello che accadrà dal punto di vista meteorologico, la sinottica generale. Un vero e proprio nucleo gelido che entro la mattinata di sabato si sposterà verso le nostre regioni, andando a formare una bassa pressione sotto vento, quindi anche sulle zone centrali, che porterà il vero e proprio maltempo. Le zone più colpite saranno sicuramente il nord, in particolar modo il nord-est, grazie al centro di bassa pressione che porterà appunto aria più fredda ad entrare sia dalla porta della Bora, quindi Trieste sicuramente vivrà una giornata di forte vento, ma anche forti venti settentrionali in ingresso dalla Valle d'Aosta e dal Piemonte, che peraltro garantiranno un veloce miglioramento del tempo su queste due zone, venti più freddi ma anche più secchi. Andiamo ancora di più nel dettaglio a vedere quello che accadrà partendo proprio dalla mattinata, dalla serata di domani in particolare, con le prime nevicate che si, diciamo, faranno vedere nel corso delle ore centrali del giorno, a partire dalla bassa Lombardia, anche la zona del Milanese. Poi entreranno nel vivo queste nevicate nel corso del pomeriggio, vedete accumuli laddove appunto sono in azzurro un po' più scuro, intorno ai 5-7 centimetri. Non parliamo di una nevicata molto intensa, ma sicuramente le temperature al di sotto dello zero, in particolar modo nella seconda parte della precipitazione, garantiranno un accumulo abbastanza ingente anche sulla sede stradale. Poi nel corso del pomeriggio appunto le nevicate si estenderanno anche verso il nord-est, e sarà proprio questa la zona che in serata sarà maggiormente colpita, con locali accumuli anche in pianura padana vicini ai 10 centimetri. Naturalmente ancora più colpita la zona appenninica, quindi in particolar modo sui tratti appenninici della A1, tra Bologna e Firenze in particolare, avremo probabili disagi dal punto di vista del traffico. Nevicherà anche al centro sud, in particolar modo entro la mattinata di sabato, vedete accumuli previsti sia sull'Abruzzo anche a quote basse intorno ai 500-700 metri, poi anche più a sud sulla Campania e sul Pollino. Parliamo comunque di accumuli sicuramente non rilevanti, non dovremo in nessun caso, parliamo di zone di pianura, superare i 10 centimetri.
E domani sarà l'ultimo giorno della COP18, che è la conferenza sui cambiamenti climatici che si sta tenendo a Doha, che è la capitale del Qatar. Molte sono le conclusioni, alcune di queste riguardano proprio l'Italia, perché si è espresso il nostro ministro dell'Ambiente Corrado Clini e ha presentato un nuovo piano di adattamento ai cambiamenti climatici, perché è nuovo clima e nuove leggi. Un piano che interesserà soprattutto le zone ad alto rischio idrogeologico. Parliamo di frane, alluvioni e allagamenti. Sono ben 29.500 km quadrati sparsi per il nostro territorio, parliamo di 6.631 comuni in cui vivono 6 milioni di persone, comprendendo 1.260.000 edifici minacciati da frane e alluvioni, di cui oltre purtroppo 6.000 sono scuole e 531 sono ospedali. I provvedimenti più drastici riguarderanno comunque quella fascia ristretta in cui c'è un altissimo rischio idrogeologico. E a tal proposito il Ministro dell'Ambiente si è espresso anche riguardo a un'assicurazione obbligatoria, quindi ci saranno molte cose da fare. L'assicurazione obbligatoria dice che si rende necessaria per consentire a chiunque viva o lavori nelle aree ad alto rischio idrogeologico di avere la certezza del risarcimento in caso di danni, per ridurre i costi dei premi assicurativi e per non gravare sulle tasche di tutti gli italiani. Ovviamente all'assicurazione obbligatoria si dovrà affiancare anche una cura del territorio italiano, per far sì che non avvengano per l'appunto questi fenomeni così disastrosi, e che colpiscono tra l'altro molto spesso le nostre case, soprattutto durante la stagione autunnale. Intanto ieri è stata una giornata davvero importante, perché è stato presentato il rapporto Italia del riciclo 2012 e i dati che ne sono usciti sono davvero interessanti, purtroppo non molto positivi per quanto riguarda l'Italia, perché sembra che il 49% dei rifiuti prodotti finisce ancora in discarica, ed è una percentuale, vi assicuro, molto elevata, soprattutto se confrontata alla percentuale media europea, che è del 30%. Quindi in pratica questi rifiuti vanno ancora a finire in discarica e non vengono riciclati. La percentuale all'interno del nostro territorio, quindi da regione a regione, è molto differente. Parliamo dell'8% di rifiuti in discarica in Lombardia e di ben il 93% dei rifiuti in discarica in Sicilia. Facendo un confronto con alcuni dei paesi europei, quelli più virtuosi, vediamo che allora addirittura arrivano a un massimo del 3%, quindi abbiamo ancora moltissimo lavoro da fare. Noi di Clasmeteo, grazie alla nostra inviata Flavia Cappadocia, eravamo presenti ieri a questo importante convegno, l'Italia del riciclo 2012, abbiamo sentito alcune personalità importanti sull'industria dei rifiuti e sulle prospettive economiche e anche ambientali. Ascoltiamoli insieme. Nonostante, diciamo, il periodo di crisi economica in atto, il settore del riciclaggio può garantire anche buoni livelli di occupazione e ritorni economici anche interessanti. In Italia molto spesso le imprese che riciclano addirittura hanno una mancanza di materiale da riciclare. Beh, il riciclo vuol dire risparmiare materiali e quindi risparmiare tutta quella fase della produzione di materie prime, estrazioni, lavorazioni. L'attività di riciclo è sicuramente meno impattante dell'uso delle materie prime, anche dal punto di vista dei consumi di energia, si consuma meno energia a riciclare che non a produrre materie prime. Inoltre, riciclando i rifiuti si fanno meno discariche, meno inceneritori, e quindi si riduce l'uso del territorio per lo smaltimento dei rifiuti. La situazione delle raccolte differenziate nel nostro paese è a macchia di leopardo, come si usa dire, nel senso che noi abbiamo delle regioni che sono al top dell'Europa, ne abbiamo altre che sono indietro, quindi non è una questione di incentivi, anzi il paradosso è che dove abbiamo messo gli incentivi poi i risultati non... No, è che deve esserci più determinazione e più obblighi da parte delle pubbliche amministrazioni. Non è pensabile che la città di Roma, ecco, per non citare il sud, che citiamo sempre il sud, che è la capitale di questo paese, una città bellissima, abbia un livello di raccolta differenziata da terzo mondo. E cambiare è sempre un po' problematico, no? Poi noi italiani in questo siamo... E allora un po' non ci si crede, un po' non si è determinati, e invece laddove si fa c'è anche più efficienza e alla fine costa di meno se c'è efficienza. Verso la società del riciclo, usare in maniera adeguata i rifiuti sarebbe sicuramente positivo anche per la riduzione dell'anidride e delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, perché la temperatura globale si sta innalzando, ormai è sotto gli occhi di tutti, ci sono nuovi dati della NOAA, che è la National Oceanic and Atmospheric Administration. Allora analizziamoli insieme al nostro meteorologo Michele Salmi. A te Michele. Proprio così, Serena, ci sono dati preliminari che sono contenuti all'interno di quello che probabilmente sarà il più importante rapporto
rapporto per quanto riguarda gli ultimi anni sullo stato di salute dell'Artico, possiamo subito andare a vedere la mappa probabilmente più significativa che è contenuta appunto in questo rapporto, che dimostra quanto le temperature nell'ultimo decennio, quindi vedete nel periodo che va dal 2000 al 2010, fatta la media e confrontata rispetto a quella del 1971-2000, siano costantemente e pesantemente più elevate rispetto appunto a questa media. Vedete picchi fino a 10-11 gradi di anomalia positiva, e non c'è nemmeno una zona appunto nell'emisfero settentrionale, perché appunto questa visione è con il centro, il polo nord, per tutto l'emisfero settentrionale, che faccia registrare anomalie negative. Quindi sicuramente una situazione pesante, che peraltro possiamo appunto approfittare per andare a vedere anche lo stato di salute attuale dei ghiacci artici, si riflette sull'estensione degli stessi, che sono ancora sui livelli paragonabili a quelli del 2007. In questo grafico vedete la linea azzurra è riferita all'estensione in milioni di chilometri quadrati del ghiaccio artico, mentre la linea tratteggiata verde è quella riferita al minimo del 2007, la media è la linea più grossa in nero, e vedete come appunto il recupero in questi ultimi mesi sia stato abbastanza veloce, ma sicuramente rimaniamo su valori pesantemente al di sotto. Possiamo velocemente, eccola qua, vedere la mappa riferita all'estensione a novembre dei ghiacci. Vedete come in generale siano in buona salute sui settori più verso il Canada, l'Alaska e la Siberia, mentre manca molto ghiaccio nella zona europea, in particolar modo quella ad est della Groenlandia. Quindi sicuramente ancora una situazione che continua ad essere pesante, del resto ci vorranno diverse ere geologiche per porre appunto un rimedio a questa grave situazione. Situazione ideale nei prossimi giorni per diventare dei meteo warriors: la neve scenderà anche in pianura, quindi mi raccomando, aspettiamo il vostro materiale foto e video, poi andate sulla nostra home page del sito classmeteo.com, lì trovate l'apposita sezione community meteo warriors, entrate dentro, vi registrate, bastano pochissimi dati personali e poi potete caricare il materiale, ecco, sarà inserito qui dentro la community, e il materiale più bello lo faremo vedere proprio qui in diretta TV a Prometeo. Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto per avere sempre la situazione del tempo sotto controllo, e poi seguiteci tramite i social network, perché ci trovate sia su Twitter, anche su Facebook. Su Facebook abbiamo la nostra pagina dedicata, guardatela qui, Class Meteo, basta schiacciare mi piace, avrete sempre costantemente le previsioni del tempo aggiornate, scritte proprio da noi, e potete comunicare direttamente con noi. Poi ci sono tutti i link agli articoli di approfondimento su clima, ambiente ed energia. C'è la pagina poi dedicata a questa trasmissione, Prometeo, anche qui dateci i vostri suggerimenti, volete parlare di qualcosa in particolare? Noi abbiamo creato questa pagina apposta anche per ascoltare le vostre esigenze e le vostre curiosità, quindi vi aspettiamo. Adesso io vi lascio solo per qualche secondo di pubblicità, però ci vediamo dopo la pubblicità per l'appunto per gli approfondimenti. Ci vediamo fra poco. Cibo biologico, fresco e a chilometro zero. Faticate a crederci? Eppure potete realizzarlo anche sul vostro terrazzo di casa. È la nuova iniziativa lanciata dal WWF. Ne parliamo tra poco con Prometeo.